I capelli tagliati possono essere utilizzati per le parrucche destinate alle donne che si sottopongono alla chemioterapia. Un gesto di solidarietà che a Prato si sta sempre più diffondendo. Da meno di 2 mesi sono 7 le donne che si sono presentate da Roberta, l'unica parrucchiera a Prato che ha aderito alla Banca dei Capelli, promotrice del progetto Contro il Cancro Metti la Testa. Un'iniziativa importante secondo me per quanto riguarda tutte quelle donne che appunto devono affrontare questa malattia e non hanno magari la possibilità di acquistare una parrucca, in quanto rivolgendosi a loro alla Banca del Capello potete chiedere tramite loro una parrucca di capelli veri. Da dopo l'iscrizione alcune donne si sono presentate spontaneamente in negozio, altre sono state sollecitate dalla stessa Valentina. Noi abbiamo avuto tantissima adesione da quando siamo iscritti, siamo gli unici a Prato e sono molto, molto contenta di quante donne, di quante ragazze giovani sono affacciate proprio a questa proprio bellissima iniziativa. Per donare i capelli devono essere naturali o colorati e il taglio previsto deve essere almeno di 25 cm, non c'è limite d'età. Li raccogliamo in queste bustine di plastica e le spediamo in busta a loro direttamente e loro poi si occuperanno insieme ai volontari di creare queste parrucche che poi verranno realizzate per le donne in chemioterapia. Se uno vuole può, come in questo caso, la ragazza dare la sua adesione per il suo nome e cognome. Per fissare una donazione contattate il numero 339-4922-693 oppure 0574-636795.